Però, come dire, alla fine quello che conta è il risultato. Renato è stata brava a sfruttare l'occasione, ha vinto e alla fine ha ragione. Quindi lei è venuto a Nardò, si è potuta anche il pareggio. No, io sono venuto a Nardò, se avete visto l'atteggiamento dell'inizio, siamo andati subito ad attaccare perché non siamo venuti per difenderci, perché non siamo abituati proprio a difenderci. Dimostrazione che ogni partita noi riusciamo a fare gol, però riprendiamo pure, che significa che è una squadra predisposta più ad attaccare, non a difendere. Oggi ci mancavano anche tre giocatori importanti, Basilico, Santoro e un altro ragazzo che insomma si sono sentiti, insomma anche sui campi. Basilico è un giocatore che l'anno scorso ha fatto la differenza in Serie D, oggi qui poteva darci una grossa mano. Però la soddisfazione è che ho visto una squadra nostra, quadrata, senza paura, che è venuta a giocare la parte di Nardò, che secondo me, credo, di quello che si dice a detti lavori, è una delle squadre più forti di questo girone, tolte le due Francavilla, Potenza, cose, Taranto, Fondi e Pomigliano, penso che queste sono, diciamo, le più accreditate alla vittoria finale. Secondo tempo Casilino e Reale hanno trovato più spazio sulle Sì, spalle. perché mi sono accorto che a un certo punto dovevo allargare il gioco, cercare di dare più profondità, ma l'avevo già programmato. E Carlini e Reale sugli esterni hanno dato difficoltà ai due terzini anche alle guardie difensive, perciò la mossa, diciamo, di Carlini è stata giusta, diciamo, di portare più avanti, il baricentro più avanti, e chiaramente hanno creato un po' di problemi andando dietro. Io proprio sulla questione del baricentro più avanti Sì. vorrei il suo parere. Quando voi tentavate di fare il baricentro più avanti, non eravate molto determinati e spesso voi prestavate il fianco alle ripartenze del Nardò, cioè c'era No, un vabbè, po' poco era, decisi, decisi a diciamo farlo. che noi rimanevamo compatti tra seconda e terza linea, cioè dietro riusciamo a salire sopra, però non andavamo troppo nella seconda e terza linea, nella fase offensiva non appoggiavamo troppo gli attaccanti, solo i due centrocampisti rimanevano troppo dietro, però centrale, secondo me lì abbiamo creato qualche problema, perché secondo me lì la squadra ha giocato molto meglio il secondo tempo, soprattutto i primi 25 minuti. Con l'innesto di Carlini, Sì, finalmente, è stato ha dato un po' di sì, movimento. ha dato molta profondità, uno contro uno è stato bravo, ha avuto pure l'occasione lì per cercare di andare in porta, però alla fine abbiamo fatto una grossa ingenuità su un fallo laterale, abbiamo fatto un grosso errore, alla fine abbiamo pagato. Ok. Grazie, Un po'